Buongiorno, sono Giuseppe Attardi e sono da circa un anno il coordinatore del Dipartimento di Calcolo e Storage Distribuito del GAR. Come tutti immagino conosciate, GAR è la rete dell'Università della Ricerca e da un paio d'anni ha anche un dipartimento dedicato alle attività di calcolo e storage che oggi prendono il nome, diciamo, di cloud. E in quest'ultimo anno ci siamo occupati di mettere in esercizio un servizio di cloud computing di cui oggi vi racconto il funzionamento. Parleremo rapidamente delle motivazioni, diciamo, di queste iniziative, di questo progetto e entreremo poi brevemente, rapidamente nel dettaglio sulla soluzione architetturale. E poi ci sono in realtà due versioni, diciamo, della presentazione, una rivolta agli utenti finali, cioè chi per far capire come si può usare la rete, e l'altra che riguarda come partecipare. Siccome parliamo di una rete federata, è possibile non soltanto essere utenti del servizio, ma anche entrare a far parte, diciamo, della rete federata con le proprie risorse e le proprie cloud. E infine parleremo della situazione attuale del servizio e di come può fare per aderirvi. Allora, qui. Okay. Adesso c'è una slide. Ok. Allora, tanto per riscaldarci un attimo, voglio parlarvi del concetto di macchine virtuali, di virtualizzazione, che è il fondamento, diciamo, dei servizi cloud. E in realtà l'idea delle macchine virtuali è un'idea che risale molto lontano nel tempo. Vorrei, se qualcuno se lo ricorda, voglio fare un piccolo quiz. Sapere, secondo voi, chi è stato a introdurre le macchine virtuali? Chi è che le ha inventate e le ha fatte per prima? Quindi ho tre possibili risposte, vi suggerisco. VMware, Citrix e IBM. Vi do 10 secondi Scrivono per IBM. IBM. Allora, la prima risposta. Allora, VMware in realtà ha realizzato un sistema di virtualizzazione che è stato sviluppato nel 1999. E quindi molti di voi immagino che lo conoscano, ne hanno sentito parlare. Citrix o Citrix ne ha fatto uno anche lei, molto famoso, molto diffuso nel 2003. IBM invece l'ha inventato davvero nel 1968, è tutto successo in quell'anno. Quello che vedete nella figura sotto è il concetto di base, diciamo, di una macchina virtuale, cioè su una macchina fisica, quella che è in basso. Viene messo sopra un virtualizzatore, un hypervisor, uno strumento che l'IBM chiamava CP, per Control Program, e questo consente di creare delle macchine virtuali, cioè che hanno tutto l'aspetto, diciamo, come se fossero delle intere macchine con l'intero sistema operativo a disposizione, e l'IBM lo chiamava Cambridge Monitoring System, CMS, nel 68. Quindi l'idea è molto antica. Però questa idea, appunto, ha avuto momenti di gloria e poi a volte ritornano. Questo è un pochino il ciclo che si è svolto in questi anni, dal 68 ad oggi. Quindi all'inizio avevamo macchine in mainframe, quindi IBM erano macchine come 360 e 370, che erano grosse macchine che riempivano degli stanzoni. Su queste erano chiaramente macchine molto costose, molto complicate, e era semplicemente sprecato che le potesse usare una sola persona alla volta. Quindi IBM introdusse, copiando in realtà il progetto Multics che stava sviluppandosi in quegli anni all'MIT, infatti il CMS venne fatto a Cambridge, infatti si chiama CMS, esattamente al terzo piano del laboratorio, dove c'era il laboratorio dell'Artificial Intelligence dell'MIT, la Technology Square. Quindi crearono quest'idea di fare delle macchine virtuali in modo che più utenti, più persone potessero lavorare insieme sulla stessa macchina. Rimetto la luce, così mi vedete. Quindi, qui fu l'inizio nel 68. Qualche anno dopo, negli anni 70-80, diciamo, le macchine diventarono sufficientemente potenti per cui vennero inventati i PC, cioè una macchina a persona, anziché avere una sola macchina divisa per tanti, si poteva dotare ciascuna persona della sua macchina. Poi, siccome per la legge di Moore i processori diventano sempre più potenti, a un certo punto
le macchine su cui giravano i PC diventavano sufficientemente potenti, per cui conveniva, si poteva fare più macchine sullo stesso PC. In particolare, ritornò in auge la virtualizzazione, ma in questo caso non per fare più macchine, ma per usare la stessa macchina in modalità diverse. Quindi sulla stessa macchina si poteva girare un sistema operativo Windows oppure Linux, e quindi la virtualizzazione in quel caso veniva fatta per usare in modi diversi, vari, e queste erano, diciamo, le soluzioni tipo VMware e Citrix. Poi appunto le macchine cominciavano a diventare così potenti che si poteva pensare, diciamo, di mettere più macchine virtuali sullo stesso server, e qui si cominciò a pensare alla virtualizzazione di cui parliamo oggi. Quindi tante macchine su uno stesso PC. E a questo punto queste macchine che potevano dare tanti PC potevano essere, vennero, si decise, si potevano essere spostate, invece che avercele sotto il tavolo delle persone, spostate in un data center. E a questo punto tornati indietro, siamo tornati alla centralizzazione, in cui abbiamo tutte le macchine fisiche che vengono rimesse in un posto centrale, come una volta nelle sale macchine dei centri di calcolo di una volta, e abbiamo quello che oggi si chiama Infrastructure as a Service, ossia tante macchine virtuali su tanti PC. Perché raccontiamo questo? Perché questa è la base del cloud computing, cioè la cosa più classica che si fa di cloud computing è quella di mettere tante macchine virtuali a disposizione in rete, quindi vengono spostate da dove si trovavano, vengono raggruppate in data center di più o meno grandi dimensioni, e poi a ciascuno viene data la sua macchina virtuale, esattamente come si faceva tantissimi anni fa con le macchine virtuali dei centri di calcolo degli anni 70. Questo è il cosiddetto IaaS, quindi le macchine vengono prese, spostate e raggruppate tutte insieme. Vengono poi spostate, spostandole tutte insieme, si possono spostare anche oltre, quindi al di fuori dell'organizzazione, vanno a finire fuori. E questo qui è stata la nascita negli ultimi anni delle cloud pubbliche, cioè quelle offerte dai fornitori. Ma diciamo, come nel mondo delle automobili, non si vede. Piacciono molto le macchine ibride, qui si sfruttano i vantaggi delle due tipologie, diciamo, dei motori elettrici e dei motori tradizionali. Anche nel mondo del cloud è possibile pensare a delle cloud ibride, sono formate, diciamo, da una parte privata che quindi sta dentro nell'organizzazione, una parte pubblica che viene invece offerta da fornitori, e il sistema ibrido fornisce il meglio dei due mondi, ossia si possono decidere di mettere le applicazioni dove si vuole, si possono in parte mettere sulla propria cloud privata oppure in parte sulla cloud pubblica. E quello di cui parliamo oggi è l'idea di una federazione in cui si mettono insieme esattamente in questa forma tante cloud di tanti utenti, di tante organizzazioni, come siamo noi, tutte università, enti di ricerca, GARE, eccetera, con quelle anche dei privati. Quello che vedremo alla fine dell'esercizio è proprio esattamente questo, che vediamo le cloud private vengono messe insieme a tutte le altre. Però, diciamo, Infrastructure as a Service è il tradizionale, è il classico, ma non basta. Non basta perché quello che si vuole fare è qualcosa di più del semplicemente mettere a disposizione degli utenti delle macchine virtuali dove poi fanno quello che facevano prima. È la possibilità di fare qualcosa che semplifichi la vita di coloro che utilizzano le macchine, soprattutto quelli che non hanno la competenza o abilità di amministratori di sistema. Quindi si vuole automatizzare la parte pesante, il sollevamento peso, cioè quella di mettere in funzione la macchina, la parte di base della messa in funzione, messa in opera di una macchina. E poi combinare più macchine, orchestrando nella composizione dei sistemi, cioè un'applicazione in realtà oggi sarà fatta di tanti pezzi, di microservizi, eccetera, e mettere insieme queste cose per creare un'applicazione, vorremmo che fosse più facile di quanto sia oggi nel metterci le cose a mano, una per una insieme. E quindi l'idea di cui faremo vedere oggi è il secondo passo di avanzamento, diciamo, della tecnologia su cui ci stiamo muovendo, è quello, diciamo, del platform as a service, cioè costruire ciò che ci serve, prendere, assemblare le cose che già ci sono e fare tutto in un modo che sia il più possibile agevole e automatico. Quindi, per esempio,
si potrà fare uso di tecnologie che si stanno diffondendo in questi mesi, in questi anni, come i contenitori Docker, però fare in modo che tutto quanto funzioni in maniera semplice e da parte, diciamo, di personale non particolarmente tecnico, quindi poter mettere in servizio qualcosa che, da soli, in self-service, quindi servizi che possono essere composti in maniera semplice, possono essere erogati rapidamente, possono essere sviluppati anche rapidamente, possono anche garantire, nel caso, diciamo, i servizi diventino molto utilizzati, ampiamente diffusi, l'alta affidabilità e la tolleranza ai guasti. Quindi, la cosa chiave su cui vi farò vedere adesso come riusciamo ad arrivarci è quella di avere applicazioni cloud che sono costruite in forma dichiarativa, possono essere composte in maniera molto agile e astraggano dagli aspetti di infrastrutturale delle apparecchiature dell'hardware e possono essere erogate in varie modalità, come vedremo per esempio su più piattaforme cloud diverse. Okay? La cosa dichiarativa è l'aspetto fondamentale, cioè un'applicazione sarà fatta di varie parti, poi vedremo alcuni esempi, e il modo, diciamo, di comporre l'applicazione di queste parti, invece di essere fatta manualmente con l'amministratore di sistema che installa i vari pezzi, li collega l'uno con l'altro, useremo un sistema di una notazione, un linguaggio, consente di definire la composizione dei sistemi, delle parti che lo compongono. Per esempio, l'applicazione A che ha bisogno della B e della C, diremo che quante risorse servono all'applicazione A, quanta memoria le serve, con chi deve parlare, in questo caso B e C, e poi stabilire, per esempio, se deve girare vicino a noi o lontano a noi, e definita con un file di configurazione queste informazioni, lasceremo che sia il sistema, in maniera completamente automatica, a mettere in esercizio l'applicazione per conto nostro. È su questa cosa che stiamo investendo da qualche tempo nel nostro lavoro, diciamo, con la Cloud Federata, e oggi cercheremo di farvi vedere a che punto siamo arrivati e poi le direzioni anche per il futuro. Quindi, per fare questo, occorre che si possa specificare quali sono le richieste dell'applicazione A, per esempio, dove gira, in quale modo si deve collegare a trovare, diciamo, le altre applicazioni che le servono per completare il suo funzionamento, cosa fare, come succede, cosa avviene sul suo carico e che succede in caso di guasti. Quindi sono queste le cose su cui riusciamo in qualche modo a definire le caratteristiche del servizio e fare in modo che l'applicazione venga impacchettata con le informazioni sulle cose e sulle parti di cui è composta. Stabilire come deve essere fatto il provisioning, indirizzare i collegamenti tra queste parti del sistema e poi consentire di fare in maniera agile o possibilmente automatizzata lo scalamento orizzontale dell'applicazione in caso appunto le richieste di utilizzo aumentino. E poi naturalmente essere in grado anche di gestire situazioni in cui di tolleranza ai guasti. Allora, come dicevo, abbiamo una pezza della soluzione. Oggi facciamo vedere dove siamo arrivati e a che punto siamo in questa visione, diciamo, del cloud fatta per l'utenza e non, diciamo, non tanto per i gestori di sistemi. Allora, la soluzione, come dicevo, è vicina, vedremo quanto vicina. Naturalmente la domanda che ci possiamo porre è siamo interessati? Oppure la nostra comunità è interessata. In realtà, per farlo, per capire se c'è un interesse nella comunità GAR a muoversi in questa direzione e se vogliamo poi anche dedicarci del nostro tempo e delle nostre risorse, quello che abbiamo fatto l'anno scorso è stato fare un sondaggio, un'indagine, mandando in giro un questionario sui servizi cloud che è avvenuto a giugno dell'anno scorso, che abbiamo molto sorprendentemente avuto tantissime risposte, oltre 200 da università e più degli altri enti di ricerca, da cui emerge che in effetti esiste un'esigenza diffusa di servizi cloud, particolarmente se specializzati e orientati alle attività di ricerca. C'è anche interesse per quello che dicevo poco fa, cioè servizi non soltanto di macchine virtuali, cioè macchine nude su cui poi uno opera in maniera tradizionale, ma anche
di modalità per erogare su queste macchine dei servizi più articolati, più complessi. Per esempio, più di 90 richieste chiedevano servizi PaaS per fare analisi di big data. Non solo, ma nella parte finale chiedevamo anche se c'era disponibilità a partecipare a queste attività. E anche qui, diciamo, molto piacere, abbiamo notato una grande disponibilità a contribuire e a partecipare allo sviluppo di una cloud federata, quindi contribuire, non soltanto essere utilizzatori. A me più di 50 risposte si sono dichiarate disponibili a fornire loro delle risorse e metterle in comune con altri. Altri, diciamo, di partecipare con svolgendo attività e sviluppando servizi, che forse è la cosa principale, cruciale per rendere questa davvero la cloud della ricerca e non differenziandola rispetto agli altri. Ma diciamo, questo mi ha fatto arrivare a questa specie di slogan, cioè noi abbiamo oggi le cloud, il cloud computing si sta diffondendo ed è inevitabile che si diffonda perché man mano che noi avremo sempre apparecchiature sempre più piccole, chiaramente la potenzialità di elaborazione sulle macchine che ci portiamo dietro sono ridotte e evidentemente tutto il resto, i dati, l'elaborazione, il calcolo, le analisi vengono fatte altrove. Quindi è un passaggio assolutamente inevitabile. Ma le nuvole stanno andandosene via. Perché le macchine che avevamo prima sul nostro tavolo, sui nostri personal computer, sono prima state spostate in data center, poi i data center vengono spostate verso dei provider privati, i provider privati se ne vanno all'estero e quindi se ne stanno andando via. Dobbiamo decidere se lo vogliamo trattenere, se vogliamo che siamo essere anche noi parte di questo sviluppo e innovazione tecnologica. Quindi il mio slogan è cerchiamo di trattenerle queste nuvole, cerchiamo di esserci anche noi parte. E come si può fare questo? Quello che ci siamo proposti attraverso una task force che abbiamo lanciato prima dell'estate, è stato quello di dire possiamo farci una cloud federale, farci, nel senso che questa è la nostra cloud, non è mia, non è tua, non è del GAR, non è dell'università, non è del CNR, ma è la nostra. L'idea è quella di una cosa comune, condivisa, in cui tutti fanno parte e la portano avanti insieme. Da soli nessuno di noi è in grado di farcela. Quindi ognun membro della federazione rende disponibile delle sue risorse, noi abbiamo cominciato con delle nostre, ma abbiamo già diverse università che si sono disposte, dichiarate disponibili, anche gruppi dell'NFN e del CNR sono dichiarati disponibili a farlo. Quindi le risorse vengono condivise, nel senso che c'è un modello, diciamo, con cui queste risorse possono essere viste reciprocamente da tutti. E gestite congiuntamente, quindi lo sforzo grande, diciamo, di mandare avanti, diciamo, un'infrastruttura di cloud viene ridotto perché condividiamo le modalità, condividiamo le conoscenze, le competenze e i metodi e gli strumenti per automatizzare quasi completamente la gestione della cloud. Quindi riducendo notevolmente il carico che oggi si grava sulle spalle degli amministratori di sistema per gestire e amministrare una cloud che è molto complicata. Dal punto di vista degli utenti, invece, gli utenti vedranno una cosa molto semplice da usare, proprio con un semplice click, con pochi click potranno lanciare in self-service automaticamente delle applicazioni già pronte per l'uso. Quindi abbiamo questi due gruppi di persone a cui ci rivolgiamo, siamo gli amministratori di sistema che possono partecipare insieme con noi a mettere insieme questa infrastruttura e poi ci rivolgiamo a tutti, ci rivolgiamo a chiunque abbia bisogno di fare sviluppare applicazioni di calcolo e cerchiamo di aiutarli a fare questa applicazione nel modo più semplice e agevole possibile. Quindi abbiamo cominciato a mettere a disposizione le nostre infrastrutture, in particolare GAR mette a disposizione un'infrastruttura distribuita su 5 data center che dispongono in totale di quasi 9.000 virtual core e quasi 10 petabyte di storage, quindi non è poco. E però diciamo, l'obiettivo è quello di andare oltre, diciamo, quello che noi possiamo fare, quindi facilitare la transizione verso il cloud computing che, come dicevo, è praticamente inevitabile. Come sono state inevitabili le transizioni dal mainframe ai personal computer, oggi si passa dai personal computer alle applicazioni cloud e all'utilizzo di dispositivi mobili per la parte interazione. Questo è una cosa è inevitabile. Quindi bisogna decidere se partecipare a questa transizione, pilotarla, essere
essere attivi in questa transizione, oppure lasciare che siano altri a farlo ed essere semplicemente utilizzatori finali. Quindi, nella cloud federata quindi è possibile condividere risorse pur mantenendo il possesso, cioè le risorse continuano a essere nostre, cioè di ciascuno di noi, però ci possiamo anche scambiare il modo di operare su questa cloud in modo da semplificarci la vita a ciascuno di noi. Ma soprattutto in questa evoluzione verso il cloud computer possiamo essere presenti e partecipi, quindi ciascuno di noi potrà sviluppare con delle modalità relativamente semplici dei pacchetti applicativi che possono essere messi a disposizione di altri. Questa è la novità. Quando uno di solito si faceva un'applicazione sul suo computer, sulla sua macchina, sul sistema, poi dopo la usava soltanto lui. Era molto difficile condividere, se non diciamo a livello di condivisione del sorgente, e poi dopo c'è tutto il processo di installazione, di manutenzione, eccetera. Quindi un'altra idea importante, diciamo, di questa iniziativa è quella di muoversi verso la costruzione di un catalogo di applicazioni cloud, stabilendo, diciamo, la modalità, diciamo, di descrizione, diciamo, di questi pacchetti applicativi, poi raccogliere in un catalogo aperto, pubblico, per cui altri possono andarsela a riprendere e da lì partire, farsi eventualmente degli aggiornamenti, delle modifiche, e questo vale sia per la ricerca che per la didattica. Per esempio, nel campo della didattica ci sono dei corsi che devono fare gli studenti, esperienze, esercitazioni di varia natura, sia per esempio ovviamente sul calcolo distribuito, è una cosa ovvia, ma anche su altri tipi di applicazioni di calcolo distribuito, e i docenti possono predisporre dei pacchetti in cui sono comprese tutti il software e il modo, diciamo, per fare esperimenti e condividerli. Quindi un laboratorio, chiamiamolo così, un laboratorio virtuale per un certo determinato corso, e questo può essere messo nel catalogo, per cui dire un altro docente di un'altra università può prendere lo stesso pacchetto, fare le proprie adattamenti e estensioni per il corso che sta sviluppando lui e rimetterlo a disposizione nel catalogo, e in questo modo si cresce insieme. Quindi l'idea della federazione è di poter anche consentire di condividere e di crescere tutti insieme. Passo alla parte, brevissimamente, alla parte di architetturale, ma i concetti sono relativamente semplici, poi dietro c'è una notevole complicazione tecnica nella realizzazione, ma diciamo, concettualmente è molto semplice. Abbiamo una federazione, vuol dire che abbiamo tante cloud, ce n'è una cloud principale, centrale, che è quella che fa da master, dove sono raggruppate tutte le informazioni, per esempio, sugli utenti. Ma gli utenti non sono utenti di questo o di quella cloud, sono utenti dell'intera federazione. Noi stiamo usando, adesso lo vedremo, un'autenticazione federata, quindi chiunque, per esempio, dispone di un'identità su IDEM, per esempio, o anche su Google, Facebook, OpenID Connect, è riconosciuto nell'intera federazione. E quindi si possono creare progetti in cui partecipano persone da entità diverse senza che ci sia alcun limite. Per mettere in funzione questa architettura, diciamo, di cloud, abbiamo sviluppato una reference architecture per stabilire come fare. Abbiamo scelto di usare una piattaforma open source che si chiama OpenStack, per quelli che ne hanno sentito parlare. È una piattaforma ormai ampiamente diffusa, diciamo, ci sono centinaia, migliaia di utenti in tutto il mondo, diciamo, è supportata da tutti i principali fornitori di hardware. Ed è una comunità di sviluppatori che è la più grande comunità open source, 45.000 sviluppatori in tutto il mondo, quindi non è una cosa di poco conto. E oltretutto è il primo caso di una comunità open source molto variegata, non sono tutti americani, più del 50% sono non americani, quindi ci sono europei, ci sono asiatici, quindi è veramente uno sforzo di una comunità. E quindi anche questo, secondo me, è un motivo importante di essere presenti e partecipare. Però è una cosa complessa, questo non è innegabile, diciamo, OpenStack è uno strumento articolato e complicato, e quindi per rendere questo agevole da gestire sia da parte nostra, che siamo in pochi, sia poi appunto per condividerla con altri, abbiamo confezionato una versione di riferimento, diciamo, di OpenStack, che è descritta in modo dichiarativo, come avevo accennato poco fa, quindi la stessa piattaforma è descritta in modo dichiarativo, quindi può essere fatto la sua creazione, il suo login a partire da una descrizione, anziché essere fatta in una serie di comandi manuali, e questa configurazione può essere modificata, adattata a particolari esigenze, e poi soprattutto come è gestita in maniera completamente automatizzata con strumenti di orchestrazione. Questa la faccio vedere soltanto per far vedere la complessità, diciamo, OpenStack è molto complicato.
Quindi abbiamo per fare automatizzare l'installazione sia di OpenStack che poi delle servizi applicativi, abbiamo scelto uno strumento, degli strumenti open source per gestirli in maniera automatica. Quindi con lo stesso strumento possiamo sia fare il deployment della piattaforma stessa, OpenStack o Kubernetes, e poi le applicazioni cloud. Adesso vi farò vedere come, e possiamo farlo sia sulla regione federata di un'istituzione, per esempio, sia sulla federazione, su regioni di altri membri della federazione, sia, e questo secondo me è molto interessante, anche sulle cloud pubbliche, in maniera completamente omogenea. Non fa nessuna differenza se la vostra applicazione la installate sulla vostra cloud, sulla cloud del GAR, sulla cloud del CNR o sulla cloud di Amazon. Uguale. Tutto con pochi semplici passi. Allora, come si fa? Vediamo alla pratica, vediamo un po' come funziona e vi faccio vedere rapidamente come una demo. Allora, prima cosa, questa è la pagina su cui si entra, è la pagina del servizio che si trova su cloud.gar.it, potete andarci per vederla voi stessi. Allora, per entrare, prima brevissima premessa, diciamo, occorre essere autorizzati, essere abilitati, occorre avere un account. Questa volta crea confusione perché sono due passi per poter arrivare a poter entrare. Quindi la prima cosa è potersi registrare per avere un account. E il prerequisito per potersi registrare è di avere un'identità federata, quindi o si ha già un'autenticazione tramite IDEM, quindi gran parte delle università italiane ce l'hanno, potenzialmente sono 4 milioni di utenti, tutti diciamo, quelli che fanno parte diciamo, delle organizzazioni della ricerca italiana, compresi studenti, possono avere un'identità IDEM, quindi tutti questi possono entrare con la loro identità federata. Se non ce l'hanno, abbiamo anche consentito di poter avere accesso con OpenID Connect, che è il meccanismo di autenticazione usato da Google, da Facebook, eccetera. Quindi se uno ha un account Google, vi farò vedere come, può entrare lo stesso. Il primo passo è chiedere di ricevere l'accesso, la creazione di un account. Quindi si va a questa pagina, finora abbiamo circolato questo in maniera limitata ad inviti per non sovraccaricare troppo l'esperienza, quindi si va su questa pagina e adesso faccio vedere che succede. Qua. Ah, dunque, devo condividere lo schermo. Allora, no, torno indietro. Aspetta, faccio vedere. Cominciamo a uscire lo screen. Scusate un attimo, passiamo a far vedere lo schermo. Sta Lo vedete? caricando. Ok, vedo come vedono gli altri. Ok, allora. Qui. Ok, quindi questa è la pagina di accesso al servizio, quindi qui entrate, qui in alto a destra c'è il login quando avrete un account a disposizione. Prima di entrare nel servizio dovete registrarvi. Ok. E qui, come vedete, avete le tre scelte. Potete scegliere l'accesso tramite IDEM, oppure tramite Google, OpenID, oppure, se proprio non avete nient'altro, vi diamo noi un account. D'accordo. Ok. Allora, dunque devo andare. Come l'hai messa? L'altro. Ok? Allora vi faccio vedere cosa succede se voi volete utilizzare la federazione IDEM. Questa è la pagina di login, una volta che vi siete autenticati, è lo stesso anche durante l'autenticazione, e venite rediretti a questa pagina in cui scegliete l'istituzione di appartenenza, per esempio l'Università di Pisa. Dicono che la finestra di Roma non si vede bene.
No, io la vedo correttamente. Vabbè, comunque scegliete la... tardo? No, no, si vede Ora completamente, si vede vedete. Ok, va benissimo. bene. Cioè, teniamo Allora, presente che ci sono dei ritardi. 180, no, cioè 184 persone collegate complessivamente, quindi è possibile che una o più persone non abbiano la stessa Va bene. visualizzazione in quel momento, insomma, ci può stare. Ok, allora facciamo così, facciamolo vedere dallo schermo. Qualcuno scrive. Ok, quindi come dicevo, una volta che avete scelto l'organizzazione di appartenenza, vi autenticate, date la vostra password e viene inviata una richiesta di creazione dell'account. Primo passo. A questo punto occorre che l'amministratore del vostro dominio o del dominio, diciamo, o del cloud autorizzi, perché chiaramente qui abbiamo 4 milioni di potenziali utenti, non diamo sicuramente, poi ci sono quelli che hanno account Google, quindi sono miliardi. Naturalmente non è automatico che chiunque abbia un'identità federata possa entrare. Quindi la freccia qui a destra che molti fanno, diciamo sì, c'ho la federazione quindi posso entrare, è misleading, cioè bisogna prima che venire abilitati attraverso lo stesso meccanismo, cioè dando le proprie credenziali, poi c'è un passaggio di autorizzazione, quindi che viene svolto diciamo manualmente, quindi il responsabile di quel dominio utente a far parte della federazione, a questo punto viene creato l'account e viene inviata una mail alla persona che a questo punto può iniziare ad usare il servizio. E ora vediamo come si usa questo servizio. Possiamo entrarci. Torniamo qui. Benissimo. Allora. Sono perso di nuovo. Quella è la pagina di partenza. Doveva fare login. Ok, facciamolo qua. Adesso No, scusa. Ah, aspetta, lo fai login. Allora, arriviamo qua. Scusate, troppe finestre aperte. Faccio il login e, come vedete, entro nella dashboard che mi consente di fare il primo tipologia di servizi. La prima tipologia di servizi è quella dell'Infrastructure as a Service. Quindi, una cosa molto classica, è possibile creare delle macchine virtuali. ci chiedono se, in realtà è una domanda per dopo, ma ci chiedono se ci sono criteri per essere ammessi all'accesso. Allora, ho accennato che Ne abbiamo parliamo, momentaneamente. sì, ne parliamo dopo di questi, verso la fine c'è una sezione che riguarda il modo di aderire. Allora, vi faccio vedere appunto il primo tipo di servizi, che è quello più semplice o più tradizionale, se vogliamo, che è quello, diciamo, di creare servizi, un servizio Infrastructure as a Service, che costituito sostanzialmente nella creazione di macchine virtuali. Vedete, questa è la dashboard, se selezionate qui sotto Compute Instances, vedete quelle che avete già costruito in precedenza, adesso ne creiamo una dal vivo, quindi sì. Passa qui, launch instance, va bene? Allora gli diamo nome, CRUI test. Possiamo dire quante macchine vogliamo, in questo momento ne facciamo una. Poi, vedete, instance name l'ho riempito. Availability zone lasciamo quello che è, il numero di macchine 1. Prossima richiesta è di scegliere il sistema operativo, quindi l'immagine di sistema operativo da caricare su questa macchina, e ce ne vedete, ce n'è una certa varietà, se ne possono aggiungere, voi stessi, gli utenti stessi ne possono creare altre. Vedete, sono varie varietà di Linux, CentOS, Fedora, Ubuntu, e ci sono anche delle versioni di Windows, quindi se Windows Server, eccetera. Quindi non c'è nessuna preclusione qui sulla tipologia di sistemi operativi da utilizzare. Quindi abbiamo, ripeto, caricato qualcuno, scegliamone per esempio una Ubuntu, cosa ho messo? 16, sì, e andiamo avanti.
Bene, allora la terza domanda riguarda la dimensione, la taglia di macchina che vogliamo creare. Prendiamone una small, tanto per verificare, e poi passiamo al passo successivo. Network, diciamo qui la scelta è univoca, dovete scegliere default. Mi raccomando, l'altra è fatta per altri scopi e non va utilizzata. Network port lasciate perdere. Security Group serve per gestire un firewall. Se volete gestirvi il firewall, potete crearvi appunto modalità di protezione della macchina stessa. Per il momento lasciamo lo standard. Key pair, questo è fondamentale. Allora, la key pair è una coppia di chiavi di autenticazione e serve per poter entrare sulla macchina. Senza una key pair, la macchina non vi fa accedere. Quindi è importante qui che ne creiamo una. Dunque. Come si fa a crearla? Create key pair, eccolo qua, bottone qua su in cima, creiamo una key pair. Gli diamo anche questo nome, CRUI. CRUI, ok, la creo. L'ho fatta? Eccola qua, scusate. Eccola qua. Quindi l'abbiamo creata. Eccola qua. Adesso devo scaricare. La lancio. A questo punto direi che lasciamo perdere la configurazione da altre parti. Ok, quindi come vedete è partita adesso la creazione della macchina virtuale. Vedete che sta facendo lo spawning. Adesso per accedere a questa macchina occorre avere un indirizzo IP a cui questa macchina si presenta e con cui possiamo collegarci, quindi dobbiamo assegnare un IP. Qua. Qui vedete, mi dà un certo numero tra cui scegliere, scegliamo questo e faccio operazione di associazione. A questo punto la macchina è running con l'indirizzo che abbiamo appena. Eccola qua, questo è l'indirizzo che abbiamo. Spingala un attimo e casomai apri la console perché già la video non l'abbiamo scaricata. Ah, Ci chiedono, non ho visto un'eventuale scelta sul numero di CPU o core. Se vuoi Sì. non lo facciamo rivedere. Abbiamo saltato, chiedo la Sì, configurazione, ma abbiamo si poteva saltato fare. velocemente, però magari il pannello apre un secondo, giusto? Sì, la domanda era se si può scegliere la configurazione. Qua quando si lancia l'istanza ci sono vari flavor. Come vedete i flavor hanno diverse dimensioni, quindi in termini appunto di CPU, questa colonna qui vedete il numero di CPU varia da 1, 2, 4, 8, 16 e sono taglie predisposte naturalmente, poi si possono fare anche altre taglie. Se su richiesta. Quindi queste sono più o meno quelle più tipiche, diciamo, di OpenStack, quindi abbiamo usato queste. Quindi, come vedete, abbiamo. Poi, ripeto, sì, appunto, possiamo anche creare altre taglie a seconda su richiesta. Quindi. Come vedete, abbiamo creato questa macchina, la macchina sta rispondendo, abbiamo scaricato abbiamo scaricato, abbiamo prodotto
una chiave, una coppia di chiavi per entrare su una macchina creata usando la chiave che abbiamo scaricato, eccola qui. Uso il comando SSH, quindi SSH-I e fornisco la chiave che ho appena creato per questa macchina e entro a questo punto sulla macchina. A questo punto c'ho esattamente tutto quello che voi avreste su una macchina, in questo caso con appena creata una macchina Linux e su cui potete fare ciò che volete, per esempio fate installazioni con apt-get. Dunque, fare con sudo apt-get install Python. Questo è quello di AWS, ma Dimmi. Cosa fare senza? No, devo fare la etichetta. Ci sono. Possiamo leggere qualche domanda? Sì. Ci chiedono se è possibile il trasferimento di macchine virtuali on-premise su questo server. Ecco, va bene. Bene, allora, scusate, finiamo allora. Dunque, la domanda è, se Allora, possiamo. ci stanno in realtà, se si possono creare gruppi di, diciamo, vado in ordine temporale per correttezza. C'era qualcuno che chiede se si possono creare gruppi di macchine da avviare tutte insieme. Sì, assolutamente sì. Avete visto prima durante la creazione posso indicare il numero di macchine. Io ho lasciato uno che è default, ma posso crearne un blocco, macchine tutte simili con le stesse caratteristiche. Questo si può fare, sì. Alle macchine si possono dare dei tag per riconoscerli, quindi se avete decine di macchine potete identificarle mediante associandogli un tag che li gruppi per tipologie, a vostra scelta. Allora, poi diciamo, cerco di raggrupparle un Sì. po', in modo che, diciamo, c'è qualcuno che chiede, insomma, sia se bisogna in qualche modo installare tutti i programmi necessari al funzionamento di una macchina, sia se si possono, cioè in realtà non è la stessa persona, però le domande sono, insomma, si possono accorpare un po', se si possono trasferire macchine virtuali on-premise sull'installazione OpenStack. E se oltre ai sistemi operativi ovviamente se ne possono aggiungere altri. Allora, cominciamo dall'ultima. Sì, si possono creare altre immagini di sistemi operativi e quello abbiamo fatto vedere quelli che ci sono stati richiesti, alcuni da utenti, ma gli stessi utenti possono creare le loro immagini, dopodiché appunto si creano la macchina, fanno uno snapshot e poi lo mettono a disposizione su un repository di immagini e queste poi quelle vengono prese da lì per fare poi l'installazione delle istanze, diciamo, delle E macchine. questo direi che risponde alla domanda se era necessario in realtà installare tutti i programmi, ovvero la risposta è no, si può fare un'immagine dalla Certo. quale poi partire. Naturalmente sì, se uno ha un'immagine con dentro tutti i programmi che gli servono, chiaramente lanciando una macchina virtuale con quell'immagine c'ha già dentro tutto e nient'altro. Questa, diciamo, è una modalità molto, molto classica, diciamo, di distribuire pacchetti. Diciamo, la macchina con i pacchetti dentro è una modalità di quelle possibili. Adesso, più avanti, ne faremo vedere un'altra, che è quella, diciamo, di installare su una macchina generica i pacchetti che servono. Risponde anche alla domanda se è possibile il trasferimento di macchine Esatto. virtuali on-premise su questo server. Sì. Assolutamente, sì. Nel momento in cui lei fa uno snapshot della macchina, la mette sul repository di immagini, a questo punto rilancia la macchina con quello snapshot sulla cloud. Questo può farlo appunto dalle macchine
da un sistema tradizionale anche da una regione all'altra della cloud, per esempio. Anche quello che facciamo, per esempio, quando si tratta di fare dei trasferimenti oppure delle operazioni, diciamo, di manutenzione o di migrazione, diciamo, viene fatto in questa maniera. Viene fatto uno snapshot della macchina e poi viene ricaricata da un'altra parte. Poi allora, sono io Scusa, la la fine. macchina di Tolino, c'è qualcuno che chiede insomma come collegare un volume remoto fondamentalmente, ma direi vabbè, il suo hard disk come si collega un volume remoto generalizzando un po' la domanda, Sì. e quanto dura una macchina virtuale se ha una scadenza, e Allora, c'è qualche domanda sul licensing sì. di Sì. Windows? Bene, una alla volta, allora. Sì, perfetto. Dunque, le scadenze, le macchine virtuali, la scadenza viene indicata quando viene richiesto il progetto. Quindi a un utente viene assegnato un progetto che ha una determinata durata. Le macchine virtuali che vengono create all'interno di quel progetto hanno la durata del progetto. Quindi uno il progetto lo chiede per una durata infinita, le macchine virtuali continuano a sussistere per sempre fino a che il progetto sussiste. La tua domanda era sulla licenza dei sistemi operativi e questo rimane, diciamo, a carico, diciamo, degli utenti, nel senso che noi forniamo l'immagine pronta per l'uso, dopodiché quando si installa una macchina con quell'immagine, bisogna appunto dotarsi, diciamo, abilitare, diciamo, in realtà c'è un passaggio di abilitazione dando la chiave che uno ottiene, diciamo, dal fornitore, per esempio in questo caso Microsoft, per rendere il software, sistema operativo, diciamo, utilizzabile. Diciamo a Come proposito sapete, di con Windows le macchine partono per 30 giorni, sono utilizzabili tranquillamente, dopodiché il sistema si blocca finché non viene sbloccato mediante una chiave. già, ci sono un po' di domande molto più specifiche tecniche sul tipo sulla versione di OpenStack, il backup, il tipo di associazione, per quelle rimanderei all'architettura, insomma, che sono. Allora, visto che siamo verso già un'ora, io vorrei passare alla parte che secondo me è rivolta più agli utenti. Non so se ci sono, spero, anche degli utenti, oltre che dei sistemisti, del system administrator, perché è la parte, secondo me, su cui volevo dare appunto un'idea della direzione su cui ci stiamo muovendo, della novità, diciamo, di questa soluzione. Poi, ripeto, alla fine, Sì. se vogliamo, riprendiamo ulteriori Quindi, domande. sì, quindi Sì, suggerisco, perdonateci, le persone a sono cui non veramente abbiamo troppe. risposto, solo come modalità, perché la presentazione insomma è ancora lunga, abbiamo già trascorso un bel po' di tempo. Quindi vi chiederei di annotarvi queste domande, perché poi nel corso del seminario magari vi passano di mente, annotatele e poi riserviamo una sessione proprio finale al tempo per rispondere a tutte le vostre domande puntualmente. Esatto. Allora, ripeto, questa è la modalità base, diciamo Infrastructure as a Service, quindi qui come vedete potete creare una macchina a vostra scelta, ne potete creare quante volete, eccetera. La seconda modalità, che è un raggruppamento, diciamo, di questo servizio, è quello che noi chiamiamo Virtual Data Center. Quindi in questo caso noi diamo una quantità di risorse in termini di CPU, storage e memoria a una persona che ne fa. Si incarica di amministrarla. Nel concetto, diciamo, di un'attività, diciamo, distribuita, l'amministratore di un dominio, di un progetto, è responsabile lui. Quindi sarà lui ad abilitare gli utenti ad accedere, diciamo, ad avere un account sul proprio virtual data center. Sarà lui che stabilirà a quale porzione di questo data center questa persona avrà accesso, quindi creando un progetto all'interno di questo data center con le risorse che vengono assegnate a quel progetto stesso e le persone, gli utenti che sono abilitati a fare questa attività. Siccome questa è un'operazione importante, ma non so se mi vedete ancora, Sì. vedete lo schermo? Tutte queste. No. Ips. Trovate documentazione su tutto quello che vi sto dicendo, a parte i lucidi che vedrete, nella pagina stessa del servizio. Quindi qui do sotto documentazione trovate le informazioni sui servizi e
e in particolare su come impostare una federazione. Sì, ci sono alcuni faccio, interessi su come... Che non risponde la fase? Sa fare, perché io so. No, eccolo. Okay. Ok, quindi la pagina di documentazione fornisce informazioni su come usare i servizi, c'è una pagina di tutorial, per esempio il tutorial che illustra quello che stavo facendovi vedere molto rapidamente qui, come fare a far lanciare una macchina virtuale. Qui ci sono tutti i passi, uno per uno, che avete visto, diciamo, dal vivo, e però qui li ritrovate in dettaglio. Poi come creare e gestire un virtual data center. E invece, per chi vuole invece partecipare alla federazione, c'è la documentazione su come si fa a mettere in piedi un servizio di federazione. E questi sono tutti i passi specificati passo passo per come fare installare il software, per costruire una regione. Sono tre passaggi. Il primo passo è di mettere a disposizione lo strumento che gestisce l'infrastruttura fisica, qui si chiama MaaS, Metal as a Service. Questo è un servizio, uno strumento che prende in carico l'hardware, semplicemente indicandogli quali sono i nodi, i server che andranno utilizzati, indicandogli semplicemente l'indirizzo MAC della macchina che si intende utilizzare, delle macchine che si intende utilizzare, e questo analizza le macchine, le prende in carico e le mette a disposizione al livello successivo, che è questo dello strumento che abbiamo scelto di utilizzare, che si chiama Juju. Ora vi faccio vedere Juju, vi faccio vedere come usare Juju. Lo usiamo sia per installare la piattaforma stessa OpenStack, sia per installare le applicazioni. Adesso vi faccio vedere dal vivo come si creano delle applicazioni, come se fosse un utente finale, ma l'amministratore usa lo stesso strumento, identico, tale e quale, anche per installarsi la piattaforma OpenStack. Quindi questo credo che sia interessante, perché abbiamo unificato le due tipologie di attività. Allora, questa modalità di lancio di applicazioni, quella che abbiamo trovato, che trovate qui sotto nella pagina delle apps. Le apps sono sostanzialmente descrizioni di pacchetti applicativi cloud, descritti mediante un file di configurazione che, nella terminologia di Juju, sono bundles o charms. E qui in questa pagina ne abbiamo messi in evidenza alcuni, che sono le tipologie più tipiche. Per esempio, Content Management Systems, qui ci sono i più noti, che sono WordPress, sono Joomla, Drupal. Poi in particolare per la parte, diciamo, educational, diciamo, di formazione, è Moodle. Questo in particolare è un pacchetto che abbiamo sviluppato recentemente noi, su richiesta da parte di colleghi, per co potersi installare un servizio Moodle da zero. Allora vi faccio vedere come funziona tutto. Posso farlo da qui o devo andare lì? Meglio andare qui. Ok, no, scusate. Andiamo dall'inizio. Ok, allora andiamo su Apps, come si diceva. Qui questo bottone mi porta direttamente sull'interfaccia per rilanciare le applicazioni. Questa è un'interfaccia grafica semplice, ma la stessa cosa che faccio qui si può fare mediante la Common Line Interface, la CLI. No, devo mettere tardi. Benissimo. Allora, qui siamo sull'interfaccia, e io posso girare, diciamo, tra una serie di un catalogo che ci sono in giro. Per esempio, vediamo il Moodle. Cercate questo catalogo. Il catalogo è in questo momento quello che è gestito da Canonical, che è come conoscete, è l'azienda che ha sviluppato Ubuntu e con cui stiamo collaborando.
Questo pacchetto, questo catalogo quindi in questo momento è presso di loro, ma questo pacchetto invece è un pacchetto che abbiamo costruito noi. Quindi con questa interfaccia io posso visualizzare graficamente le parti che compongono l'applicazione. Come dicevamo prima, le applicazioni sono descritte in maniera dichiarativa e quindi vedete questa struttura dichiarativa in maniera visuale. Quindi il pacchetto Moodle è formato in realtà di due parti, Moodle stesso e più un database Postgres su cui vengono memorizzati i dati di Moodle. Analizzando il pacchetto, la descrizione del pacchetto, come vedete qui a sinistra, il sistema ha definito l'esigenza di tre macchine. Come dicevamo prima, nella versione PaaS non siamo l'indicazione su come organizzare e dove mettere queste macchine viene lasciata al sistema stesso. Sono tre macchine, su queste tre macchine devono essere messe in funzione, in esercizio, questi due applicativi che sono Moodle e Postgres. A questo punto gli dico vai avanti, commit, e infine faccio deploy. Adesso piano piano vedrete qui che cominciano ad essere create queste macchine. Qui vedete qui questa macchina, che vedete che è pending, quindi la sta mettendo in esercizio. La macchina qui piano piano è in attesa, diciamo, il strumento di automazione è in attesa che la macchina venga attivata. Sta facendo quello che prima abbiamo fatto a mano, quindi quello che noi prima facevamo, abbiamo fatto direttamente con OpenStack, con la dashboard di OpenStack, siamo andati lì, abbiamo scelto una macchina, tutti quei passi che abbiamo visto fare, diciamo, uno per uno, questi vengono completamente automatizzati e il sistema si incarica lui di pilotare OpenStack facendogli le richieste, diciamo, di attivazione di una macchina con determinati requisiti necessari per il tipo di servizio, quindi se grande o piccola. Okay. E adesso qui dovremo vedere che queste macchine potremmo vedere dal vivo queste macchine, adesso qui sono uscito. L'accesso a Juju avviene con le stesse credenziali di accesso alla cloud? Sì. Per il momento, cioè, no, però No. verrà e nei prossimi giorni verrà reso omogeneo. Ecco, come vedete, le due macchine, queste qui sono state, questa con i test è quella che abbiamo fatto a mano. E adesso ne ha create una, questa qui, giusto? Da un minuto, come vedete, eccola qua, e quella è stata creata. Quindi il passaggio, tutti quei passaggi che avevamo dovuto fare prima manualmente facendo un lancio di un'istanza. Se torniamo qui su Juju, a questo punto, qui sì, siamo ancora. Ok, adesso lui sta installando i vari pacchetti software che sono richiesti, diciamo, per l'applicazione. Quindi nel frattempo qui dovremo vedere il progresso. Eccola qua, la macchina è running. Come vedete gli ha dato il floating IP, quindi gli ha dato l'indirizzo per accederci. Quindi già adesso noi potremmo vedere che questa macchina è attiva, è presente. Eccola qua, la macchina sta rispondendo. Ok. Qui siamo, installing charm, vedete qui a sinistra sta installando sulla macchina, la presa in carico, la macchina ci sta caricando sopra i software dei pacchetti applicativi. Allora, ci metterà un minuto per completare il tutto, se intanto possiamo prendere qualche domanda. Sì, io stavo cercando per quello che sono riuscito di rispondere a qualche domanda più tecnica. Comunque, insomma, c'è un po' di interesse su capire i meccanismi di partecipazione alla federazione con risorse da mettere in condivisione, quali sono le basi, insomma, quali sono se c'è bisogno di qualche tipo di omogeneità, insomma, quali sono i requisiti minimi per partecipare, se c'è già un'infrastruttura OpenStack, per esempio, con lo Java, con
centro, oppure se si può Sì. partire da zero e che tipo di aiuto dà il Garland, se Sì. questo. Allora, noi facciamo, cerchiamo di procedere passo passo, quindi facciamo un passetto alla volta perché abbiamo un atteggiamento incrementale, non vogliamo avere, le cose sono molto complicate, facciamo un passetto alla volta. Quindi, in questo momento noi stiamo facendo degli esperimenti partendo da zero, perché così siamo sicuri che le cose funzionano e sono garantite. Quindi, l'adesione alla federazione. E, diciamo, abbiamo una risposta pronta per quelli che vogliono cominciare da zero, cioè io voglio dire, metto delle macchine nude, cioè semplicemente dei server come uscite tirate fuori dalle scatole, su quelle possiamo spiegare come fare a prendere in carico, diciamo, per fare un'installazione automatizzata, completamente automatizzata. Seguite le istruzioni che vi ho segnalato prima. Seguite passo passo, il sistema viene messo in esercizio in maniera completamente automatica. Una volta che la cloud, diciamo, regionale è in funzione, c'è un successivo passaggio in cui dovete mettervi in contatto con noi, in cui quella regione viene inglobata, diciamo, nella federazione complessiva. Questo vuol dire che non cambia nulla, diciamo, dell'installazione, semplicemente vengono messe a comune le informazioni, diciamo, di gestione e di amministrazione, quindi gli utenti, anziché essere utenti locali, diventano utenti della federazione, quindi questa integrazione tra le parti della federazione arriva a questo livello in modo tale che tutti gli utenti siano globali e tutte le risorse siano globali, quindi è possibile vedere le risorse, per esempio, gli storage, le risorse, diciamo, di macchine per dove fare deployment, che fondo possono essere utilizzate in maniera libera. Allora, scusate, nel frattempo credo che abbia finito, started, sì, quindi io adesso semplicemente dovrei poter andare su questo indirizzo. Eccoci qua, è partito. Quindi questa è l'installazione di Moodle. Come vedete ho fatto semplicemente un click dicendo voglio questa applicazione e lui si è incaricato di fare tutto il resto. Quindi l'utente normale, diciamo, non uno specialista di sistemi, lo può fare da sé. Quindi non deve sapere niente di OpenStack, non deve sapere nulla di se sono macchine virtuali, né di sistemi operativi, né niente. Io dice, io voglio Moodle. Perfetto, a questo punto entro. Questo siamo, diciamo, nella dashboard. Oddio. Avevo perso la rete. Sì, un attimo fa c'era, era sparito. Perfetto demo. Ci vuole massimo, no? C'era appena entrato. Scusa. No, c'era, non c'era. Sicuro Era, dell'IP? non c'era andato. Eccolo qua. Ora è riapparso. Effetto demo. Ok. Eccoci qua. Qui si entra con credenziali default che sono admin e Moodle. E qui siete amministratori. Quindi questo è il vostro sito Moodle, potete fare quello che volete. Potete appunto creare i corsi, metterci i materiali, creare utenti, è quello che fa una normale applicazione Moodle, cioè un sistema uno strumento per la didattica. Allora, tenete presente che abbiamo fatto qui. Abbiamo fatto vedere prima come creare macchine virtuali nel modo tradizionale. Poi abbiamo visto come automatizzare il lancio di applicazioni, in questo caso sulla cloud del GAR, mediante questo strumento di automazione in cui potete scegliere il pacchetto che vi interessa. E qui ne abbiamo fatto vedere uno, ma ce ne sono diversi. Qui ne abbiamo messi in evidenza altri nella pagina qui delle applicazioni. Quindi ci sono dei CMS come questi, ci sono applicazioni di Big Data, per esempio chi vuole fare un cluster per fare analisi con Hadoop,
va qui, diciamo, clicca su questo e come abbiamo visto adesso fare installare praticamente due macchine per un Moodle, per fare invece un Hadoop processing ci vuole un certo numero di macchine e questo sistema è configurabile, quindi qui vedete il numero di macchine che sono presenti nella configurazione, però potete con vostra liberamente aggiungerne di altre. Quindi qui le macchine, come vedete, vengono predisposte. Viene calcolata quante ne servono, se ne voglio aggiungere, faccio più e aggiungo altre macchine. Quindi è facilmente gestibile la configurazione di un cluster per questo tipologia di applicazioni. Allora, abbiamo visto fare questo, quindi è una cosa che è rivolta agli utenti finali. Quindi, dove eravamo? Quindi abbiamo visto queste big data, ci sono applicazioni per lo storage, per esempio potete lanciarvi del database MongoDB o MySQL, eccetera. Ma ultima cosa che vogliamo far vedere è che la stessa cosa che facciamo sul GAR la potete fare su delle cloud pubbliche. Possiamo andare su Amazon. Allora, qui noi abbiamo un account su Amazon, questa è la pagina di Amazon, quindi se voi avete un account su Amazon entrate sulla vostra console di EC2 e vedete delle macchine virtuali. Adesso io farò vedere come faccio la stessa cosa che ho fatto adesso sulla cloud del GAR, la faccio sulla cloud, siamo al posto giusto? Sì. Questa. Quella macchina. Sì, no, aspetta, esci un momento, scusa, mi prego. Ok, torniamo qui. Allora, come vedete stiamo usando Juju da linea di comando. Faccio Juju status e mi fa vedere la situazione attuale. È vuoto, non c'è niente. Juju è in grado di collegarsi a più cloud. Juju Cloud mi fa la lista delle cloud che sono disponibili. E vedete, ce ne sono diverse di Amazon, Azure, c'è Google, c'è Rackspace e altri. Adesso io quello che posso dire è di scegliere una di queste cloud come regione mia principale. E poi a questo punto non so, US list 1 di questo tipo, e poi a questo punto sono pronto per fare il lancio di deployment su questa cloud. Benissimo, proviamo a questo punto a lanciare un pacchetto MediaWiki deploy. Allora, il comando è juju deploy, quello che abbiamo visto fare prima attraverso la GUI, praticamente alla fine è esattamente questo, cioè lancia il comando di deploy, dandogli il pacchetto, che in realtà è un file, questo qui che vedete, io adesso sulla linea di comando gliel'ho indicato direttamente. E ora come vedete, lo status sta cambiando. Lo status ha indicato che ha creato due macchine virtuali, che siano la numero 3 e la numero 4, eccole qua, che sono pending. Se andiamo sulla dashboard di Amazon, accendiamo il refresh qui, con refresh, eccole qua. Come vedete sta inizializzando queste due nuove macchine, le sta creando. Bene? Quindi noi siamo in grado con questa soluzione di PaaS, Platform as a Service, di pilotare qualunque cloud di quelle che siamo previste nella federazione. Quindi abbiamo visto come pilotiamo la nostra creando un pacchetto Moodle, qui adesso stiamo facendo un pacchetto MediaWiki, ma è la stessa cosa. L'abbiamo fatto in questo momento tramite Clima, ripeto, è soltanto una diversa interfaccia allo stesso tipo di meccanismo. Questa cosa piano piano dovrà funzionare e completare, inizializzando. Possiamo andare a vedere sulla GUI di Juju.
cosa sta succedendo. Okay. Allora, questa sta inizializzandola. L'indirizzo della macchina. Vediamo, se non posso vedere, fare watch. Watch. Vediamo come progredisce il procedimento. Quindi, come vedete, adesso le macchine sono state attivate e viene installato il software, il Charm software che implementa MediaWiki. Sta installando su un'altra macchina MySQL, un database server MySQL, invece sta installando il software. Appena avrà completato, questo è l'indirizzo che è stato assegnato alla macchina. Ok, e vediamo a che punto siamo. Ok, adesso siamo pronti. Vediamo se stavolta va tutto bene. Ok, ci vuole un pochino perché via arrivi il tracciamento. Comunque, intanto mentre questo procede, il risultato è quello che vi aspetto, tra poco lo vedremo. Torniamo sulla presentazione perché il tempo sta. Quindi, qui in questo lucido riporta esattamente i passi che abbiamo fatto in questo momento. Cioè siamo entrati sulla macchina, abbiamo, dove esiste, l'ho installato Juju, attraverso il Juju abbiamo fatto un deployment e vedremo tra poco la macchina in funzione. Questo è lo vedremo, possiamo vedere a questo punto il deployment sia da Juju sia sulla dashboard di AWS. Allora, vediamo l'ultimo argomento, che è quello, diciamo, in cui molti di voi stanno facendo domande, cioè come si partecipa a questa cloud. Allora, noi il nostro obiettivo è veramente quello di creare una comunità. Non vogliamo essere noi che forniamo servizi ad altri, ma vogliamo essere una comunità in cui ci scambiamo esperienze e partecipiamo. Quindi vogliamo creare una comunità, costruire delle esperienze, costruire materiale che possiamo diffondere. Ho già dato prima l'esempio, diciamo, di come nel catalogo può essere utilizzato nell'ambito della didattica, facendo laboratori didattici, come abbiamo visto un esempio adesso, quello di Moodle, è un servizio per la didattica che possiamo rendere disponibile a chiunque, cioè un corso che vuole avere a disposizione un suo Moodle per il corso, come vedete, va qui su quel posto, clicca e gli viene messo a disposizione il servizio pronto per l'uso. La comunità è in realtà aperta. Se andate sempre sulla pagina del servizio c'è una sezione comunità dentro la quale c'è un forum attivo per cui chiunque può essere registrarsi, in cui da qualche tempo le persone che stanno usando la cloud si scambiano informazioni, commenti, suggerimenti, segnalazioni. Come vedete è un forum attivo. E questo è uno strumento, diciamo, della comunità. Per la comunità dovrebbe essere, in realtà, io spero che sia una partecipazione attiva anche dal punto di vista degli sviluppatori, degli amministratori di sistema, per condividere esperienze e andare avanti. Ci sarà ancora tantissimo da fare perché è una tecnologia che sostanzialmente agli inizi, agli albori, bisogna essere presente e partecipare. Allora, per entrare nella federazione, il prerequisito è avere a disposizione un certo numero di macchine, di server. Devono avere un'interfaccia IPMI perché è attraverso quella che le macchine vengono controllate. Poi si installa lo strumento che prende in carico l'hardware, che è questo Metal as a Service. Poi questo strumento prende in carico un certo numero di macchine che gli vengono affidate indicandogli il loro indirizzo MAC. Poi si installa Juju su un'altra macchina o sulla stessa come volete. E con questo strumento c'è un bando, esattamente come abbiamo visto poco fa, che si fa per installare Moodle, esattamente uguale, semplicemente lo stack, il bando questa volta è OpenStack, si installa OpenStack. Quindi se il sistema parte, lo potete fare dalla CLI, fate Juju, Deploy, OpenStack, o il bando che noi vi forniamo, o
oppure un altro a vostra scelta, configurato come volete, e questo lancia l'installazione. Questo, a questo punto, avete uno OpenStack pronto per l'uso. Potete usarlo voi autonomamente. Se volete integrarlo nella federazione, c'è un successivo passo. I dettagli sono indicati in questo documento che è presentato qui in questo link, ma sostanzialmente è quello che richiede una forma, diciamo, di verifica, di validazione, diciamo, che la cloud rispetti certi requisiti. C'è uno scambio di informazioni che avviene tra il master e i membri della federazione, e poi a questo punto la regione entra a far parte della federazione. Ecco, questo è proprio per vedere che OpenStack viene installato nella stessa maniera. Questo è il bundle che descrive OpenStack. Quindi, con questo bundle, voi qui lo vedete in forma grafica, ma anche questo è configurabile, potete aggiungere sia graficamente che sia editando un file di testo, la struttura di OpenStack. Ok. Arriviamo al punto, diciamo, qual è lo stato del servizio. Quindi abbiamo attivi in questo momento una tipologia di tre servizi: uno macchine virtuali singole, quindi uno si crea una macchina virtuale o gruppi di macchine virtuali, diciamo, grappoli di macchine virtuali, e questo, diciamo, è l'utente finale che si vuole amministrare le proprie macchine. Il Virtual Data Center invece è un gruppo di risorse che vengono autogestite, cioè vengono affidate in gestione a un amministratore, quindi che può essere un gruppo di ricerca, il responsabile di un gruppo di ricerca o responsabile di sistemi formativi di un ente o di un'istituzione, di un'università o di un dipartimento. Chiunque voglia, diciamo, dice: voglio essere io responsabile di una certa quantità di risorse, a lui viene affidato un data center, che vuol dire una quantità di risorse di cui lui è amministratore. Amministratore vuol dire che può creare progetti, può creare utenti, assegnare utenti a progetti, e poi, appunto, quindi fare quello che abbiamo visto poco fa, consentire ad altri di usare questo data center. Ed è praticamente sotto il suo controllo a questo punto. Noi non decidiamo nulla, diciamo, su come vengono. La federazione, diciamo, la regione federata, in realtà viene vista, diciamo, come un virtual data center, che è un dominio di risorse che vengono assegnate alla stessa persona che le ha messe a disposizione e il quale se le gestisce. Può decidere che lì dentro non c'entra nessuno, o può decidere che c'entra colleghi dell'NFN o di enti o viceversa, che vogliono, a cui lui decide di autorizzare l'accesso. Poi il terzo servizio è quello che abbiamo visto poco fa funzionare, cioè il provisioning in automatico, in self-service, di applicazioni pronte per l'uso. Ci sono diversi pacchetti che abbiamo visto illustrato rapidamente, ma diciamo sul sito di Canonical ce ne sono più di 200, quindi è un ampio spettro di servizi, e speriamo che, appunto, di essere noi stessi attivi nella costruzione. Ne abbiamo fatto uno recentemente su Moodle, stiamo facendo i identity in the cloud, ne faremo altri, e speriamo, diciamo, che ci sia una partecipazione in questo. I servizi sono in produzione già da. Lo stesso OpenStack Gare è un pacchetto che, come dicevo, vediamo pronto per l'uso, l'abbiamo costruito noi, e voi potete prenderlo, adattarlo alle vostre esigenze. La cloud è in produzione da ormai da 3 mesi, ufficialmente. Sia gli apparati che la piattaforma sono sotto contratto di manutenzione da parte dei fornitori di hardware, e da parte con Canonical abbiamo un accordo, diciamo, di supporto. Noi forniamo supporto agli utenti, sia a certe situazioni, per quanto possiamo, soluzioni speciali. Per esempio, abbiamo avuto delle collaborazioni con l'Università di Palermo, di Salerno, per sperimentazione di algoritmi genetici su una cloud, su un cluster, diciamo, Hadoop. Quello che garantiamo è che funziona, cioè garantiremo la continuità del servizio, la sicurezza di dati. I dati sono presso i nostri data center, sono in Italia, non verranno rilasciati a nessuno. Abbiamo già più di 200 utenti in prova in questo momento, una dozzina di virtual data center in esercizio, e il nostro modo di operare è quello di continuare a rilasciare nuove funzionalità. Abbiamo appena iniziato, l'avete visto, la funzionalità di rilascio, di deployment su cloud esterne. Abbiamo visto Amazon, siamo anche in contatti con Google per fare la stessa cosa. Potremmo aggiungere Azure o comunque altro, diciamo, con cui vogliamo interagire. E
ci stiamo evolvendo, vogliamo far evolvere la piattaforma verso servizi container, quindi metteremo a disposizione nei prossimi mesi anche una container platform, probabilmente basata su Kubernetes. Dal punto di vista, diciamo, dell'infrastruttura, prevediamo anche il potenziamento delle risorse, sia di hardware che di storage, diciamo, nei prossimi mesi. Naturalmente, se ci sono altri utenti che aderiscono alla federazione, questo è un altro modo, diciamo, di far crescere la federazione con nuove risorse. Basta. Quanto costa? Questo penso sia una domanda frequente. Tra l'altro, diciamo, abbiamo una frequently asked question nel nostro sito, se per quelle che sono arrivate fino adesso. Immagino che questa sia una domanda importante. Allora, quello che noi stiamo facendo è, stiamo in questo momento facendo il calcolo dei costi basati su questi, diciamo, dei prezzi basati sui costi che noi dobbiamo sopportare per fornitura dei servizi. Quindi una cosa che è abbastanza scontata è che i costi si ripartiscono sugli utenti, quindi più utenti avremo e minori costi. In un'ipotesi abbastanza conservativa, che noi usiamo il 30% delle risorse in questo momento a disposizione sulla piattaforma del GAR, i prezzi che avremo sarebbero sostanzialmente in linea con quelli di analisi servizi commerciali. Naturalmente, se abbiamo più utenti, questo potrebbe anche scendere. Quindi con più utenti avremo e più i prezzi potranno, i costi, diciamo, caleranno. Quindi i costi saranno calcolati ovviamente a consumo, quindi chi non consuma risorse non paga niente, e naturalmente se uno contribuisce le risorse alla federazione non paga nulla ovviamente su quelle risorse, ma neanche sul fatto di partecipare alla federazione, deve essere parte, diciamo, del supporto, per esempio i costi, diciamo, del supporto canonica, se vengono passati attraverso di noi non vengono ribaltati sugli utenti finali. Direi questo. Conclusioni, quindi attualmente abbiamo messo in esercizio una federazione di cloud, è un servizio per la comunità, quindi tutto il mondo della ricerca italiano è invitato a partecipare, sia come utilizzatori finali, sia come membri della federazione. È importante che consente di condividere, quindi sia le risorse, quindi chiunque voglia partecipare con le proprie risorse le può mettere insieme. Questo il vantaggio dal punto di vista della partecipazione è che ci aiutiamo a vicenda. Insomma, come dicevo prima, la gestione di OpenStack, chi l'ha fatto sa che è complicato. Se ci teniamo in contatto, ci scambiamo le competenze, lo possiamo fare, altrimenti diventa molto difficile potersi, diciamo, tenere dietro, diciamo, lo sviluppo anche continuo tecnologico. Quindi vogliamo condividere sia le risorse fisiche sia le competenze. Vogliamo essere insieme con voi a sviluppare questo e farlo in modo più agevole possibile, quindi automatizzare il più possibile tutti i passaggi, tutti i passi della gestione, dell'automatizzazione, della manutenzione, dell'evoluzione dei servizi. Questo è l'aspetto, diciamo, la parte, diciamo, verso gli amministratori di sistema. Poi c'è una parte rispetto alla comunità degli utilizzatori. Quindi vorremmo coinvolgere la comunità scientifica nello sviluppare dei PaaS, dei pacchetti come quelli che abbiamo visto, che sono specifici per la ricerca e per la formazione. E in questo modo, diciamo, questa diventerà una cloud della ricerca, quindi avrà le caratteristiche delle indicate di coloro che fanno ricerca e formazione. E sarà diversa, chiaramente, l'evoluzione sarà sicuramente diversa da quella che avranno le applicazioni di servizi commerciali. E però in questo modo ci consente di essere partecipi di questa transizione. Il cloud computing, siamo in una fase di transizione dalle applicazioni tradizionali al cloud computing, e vorremmo essere in questo modo, essere attivamente partecipi di questa transizione e farlo insieme a tutti voi. Io direi che posso fermare. Se vuoi rispondere a Passiamo qualche alle altra domande. domanda, sì, ci sono tantissime domande. Ci sono una quantità di domande infinite. Allora, da dove cominciamo? Allora, visto che questa puoi rispondere velocemente, ci sono GPU, qualcuno chiede. No, attualmente non abbiamo delle GPU, questa è una buona domanda. Molto vicino al tuo Sì, campo. diciamo al mio campo. Non ci sono delle GPU in questo momento. Naturalmente capisco l'esigenza. Io mi occupo di machine learning come attività di ricerca. Noi abbiamo appena acquistato 2 giorni fa una macchina con 4 GPU Pascal 100 che stiamo installando a Pisa. Siccome Pisa farà parte della federazione,
Io penso e spero, diciamo, di, almeno questa macchina, di poterla rendere disponibile nella federazione. Però, diciamo, invito moltissimo, se qualcuno ha delle macchine con GPU e che vuole condividere, questo sicuramente è un settore in cui vale la pena investire, perché le tecnologie di deep learning si stanno affermando in tantissimi settori applicativi e quindi è sicuramente una tipologia di macchine che può essere molto utile in svariati campi di applicazione. Allora, c'è per esempio Unisalento che chiede quando sarà disponibile la piattaforma non in prova, ma in produzione. Poi ci sono molte domande su quali sono più o meno i requisiti minimi per partecipare alla federazione, i requisiti hardware, insomma. E qualcuno, insomma, chiede, io ho un Allora, mail, io ho una però è una piattaforma sì, in funzione. rispondiamo magari via via. Una alla volta. Sì, allora, i requisiti della partecipazione sono veramente minimi, cioè servono delle macchine, diciamo, su cui, con architettura X86 sostanzialmente, e che abbiano un'interfaccia IPMI, perché è il modo con cui vengono presi in carico da MARS. Prendendo, scusate, ad esempio Giancarlo Finesso che dice abbiamo un blade a disposizione con due lame e software data center Microsoft 2012, potremmo entrare nella federazione? Diciamo, Così, tanto per fare un esempio. io direi che caso per caso andrebbero visti, insomma, comunque uno dei requisiti fondamentali è che siano, cioè, Ci sei, no? per farle entrare in una federazione da zero, è che ci sia la possibilità di accedere via quello che viene chiamato PMI o iTrack da Dell, insomma, un accesso remoto di servizio. E questo serve a noi per gestire le macchine completamente, qualcosa, insomma, a seconda del tipo di entry point. Poi io sinceramente queste macchine adesso così a spanne non so bene che tipo di hardware siano, cioè, diciamo in generale direi che si può aggiungere qualunque cosa, bisogna vedere poi se il gioco vale la candela, nel senso che fare tutta un'architettura di una region, di una cloud per, non so, 10 core, forse si fa prima a prendere 10 core virtuali o da carro o dove sia, insomma. Sì, noi diciamo una cloud federata ce la immaginavamo con quantità di risorse più sostanziose, nel senso da una decina, una ventina in su, altrimenti diciamo un gioco, come diceva Alex, non vale molto la candela. Quindi tanto vale prendere risorse, diciamo, 10 macchine ve le diamo noi, inutile fare tutto lo sforzo di mettersi a amministrare un piccolo cluster di macchine. Ci chiedo se c'è compatibilità con VMware. Sì, stavo cercando di rispondere a quella di suolo. Intanto, se prendendo un blade, ci si basa su tecnologia. Non saprei sinceramente rispondere. Sì, appunto, non, forse è meglio chiarire la domanda, cioè, nel senso che noi usiamo un virtualizzatore diverso da VMware, perché usiamo come livello di virtualizzazione i container Linux, sono il virtualizzatore LexD, sul quale possiamo mettere qualunque macchina virtuale, quindi le macchine virtuali possono essere di qualunque sistema operativo, e quindi uno può installare anche un sistema operativo con VMware, però diciamo al di sotto abbiamo questo strato unico di virtualizzazione. Però le macchine virtuali vengono istanziate su bare metal, Sì. no? Perché era una domanda che facevo spesso. Sì, le macchine virtuali, se avete sentito, sono istanziate su bare metal. Quindi abbiamo un insieme di macchine, in questo momento, che sono dedicate per la realizzazione di macchine virtuali, Sì, a chi ha per chi conosce visto. OpenStack, sono Nova, no? Nova Compute, no? Nodi dedicati come Nova Compute, sulle quali vengono installate le macchine virtuali. Ah, c'era qualche domanda sulla protezione dei dati, in particolare sui dati sanitari, se a livello normativo soprattutto era possibile utilizzare la piattaforma per. Noi stiamo già utilizzando, abbiamo già come GAR un accordo col Ministero della Salute. Per dei servizi cloud, per esempio, stiamo fornendo un servizio di tipo Sync and Share, che è quello del GAR, che si chiama GARBox, tramite un accordo proprio col Ministero della Salute,
ce l'ha richiesto proprio perché noi garantivamo che i dati vengono mantenuti in modo privato, sicuro in Italia, non escono diciamo, dai nostri data center. Sui nostri data center abbiamo quel sistema di protezione, standard, diciamo, non siamo chiaramente un Fort Knox, però diciamo, abbiamo, le macchine sono chiuse, sono accessibili da esterni e quindi possiamo dare garanzie adeguate diciamo, di sicurezza. Io non sono riuscito a seguire, magari tu vuoi. Pronto, Questo... è possibile fare una domanda? Sì, la sentiamo. Buongiorno professor Attardi, Francesco Palopatti della Stazione Zoologica di Napoli. Ciao, ciao. Un attimo soltanto. Eccoci, Sì. Adesso la sentiamo. Sì, allora dicevo Francesco Palopatti della Stazione Zoologica di Napoli. Intanto volevo ringraziarla anche a nome dei colleghi per il seminario, per l'interessante e lodevole iniziativa. Mi aggancio velocemente al discorso dei dati, più che altro legandomi alla data policy per quanto riguarda il discorso di federazione e più che altro di software e di gestione di quelli che possono essere gli strumenti anche legati a progetti comunitari. Immagino che abbiate messo su un discorso di data policy più esteso, non solo come dati di storage da parte degli utenti finali. Non so se ho. Storage utenti Dunque, finali. no, al di là del dato di storage, mi riferisco alla data policy come proprietà intellettuale, Sì, mettiamola così. data preservation, quelle normative lì sta Perfetto, dicendo? sì, esatto. Sì. Sì, diciamo, quelle normative diciamo, in realtà non spettano a noi da garantire, nel senso che questo noi forniamo un'infrastruttura, dopodiché chi svolge progetti europei in cui mette, diciamo, attua. Crea diciamo, delle risorse di dati, deve indicare secondo le normative diciamo, dei progetti europei una policy diciamo, di data preservation dei dati. Ci sono esperti più di me di queste cose, come per esempio Donatella Castelli del CNR di Pisa, che vi può dare maggiori dettagli, c'è il progetto OpenAIR che si occupa esattamente di questo. Visto passare una domanda sull'IRRCS, come si CCS. dice, RCCS, noi abbiamo esattamente domattina, un incontro tra il GAR e il dirigente del Ministero della Sanità sul tema esattamente dei servizi che il GAR eroga verso appunto il Ministero della Salute. È un incontro importante perché questi, diciamo, i servizi finora che abbiamo erogato verso di loro erano i servizi che abbiamo da qualche tempo in funzione come GAR, quindi sono file sender, mirroring, eccetera, e da 1 anno e mezzo anche il servizio GARBOX che è stato creato e messo in esercizio particolarmente per loro utilizzo con queste garanzie di dati. Questa del cloud computing è una cosa nuova, una novità. E se appunto, secondo me, è ragionevole pensare che questi servizi siano rivolti anche agli utenti, diciamo, in ambito, diciamo, della salute, perché siamo, come dicevo, molto orientati a fornire servizi che vanno in mano all'utente finale, cioè cose che il pacchetto che a loro serve, o se lo fanno loro, o se lo facciamo noi, lo facciamo insieme, loro devono poterselo lanciare con il minimo sforzo e devono avere la disponibilità del servizio per le loro totale esigenze. Quindi secondo me è un percorso veramente che può avere un'importanza in quell'ambito. Liberare i ricercatori, gli scienziati delle problematiche di basso livello, io ho chiamato sollevamento pesi, no? Che è la parte faticosa, cioè, rimette in esercizio la parte di infrastruttura, è sollevamento pesi perché una volta si mettevano proprio le macchine fisicamente, andavano sollevate, infilate dentro i rack, diciamo. Oggi si fa virtualmente, ma comunque sia è un compito faticoso. Quindi sollevare le persone che vogliono utilizzare i servizi di calcolo da questa fatica e consentirgli di arrivare direttamente a soddisfare le loro esigenze, diciamo, di elaborazione dati.
Forniamo anche risorse di storage? Sì, abbiamo lo storage è previsto, diciamo, non l'avevo fatto vedere attraverso l'interfaccia OpenStack, è possibile crearsi dei volumi, delle dimensioni appunto a seconda della taglia che è assegnata a un progetto e questi volumi possono essere collegati alle macchine virtuali che uno si è realizzato. Questi volumi, questo storage, per chi conosce tecnicamente la terminologia, sono amministrati attraverso uno strumento software che si chiama Ceph, che è in realtà un software defined storage, per cui il software viene mantenuto in forma replicata, triplicata, per cui si riduce praticamente al minimo il rischio, diciamo, di perdita di sistemi. La parte amministrativa di supporto dell'infrastruttura stessa viene backuppata quotidianamente, quindi ripeto, stiamo facendo il nostro impegno di garantire che, diciamo, il servizio abbia la continuità assoluta. Finora in questi 3 mesi non ci sono mai verificati, ma abbiamo fatto quando facevamo interventi sulle installazioni, questi sono rimasti completamente invisibili agli utilizzatori finali, quindi loro hanno continuamente potuto operare tranquillamente sulle loro macchine virtuali. Poi brevemente, sostanzialmente, il servizio è fatto in due parti: sono le macchine virtuali che, come si diceva poco fa, sono installate su delle lame, su delle macchine, su dei server particolari, e poi c'è l'OpenStack, che è il sistema di orchestrazione. Noi non tocchiamo le macchine virtuali una volta che sono lanciate e interveniamo nella gestione dell'amministrazione sulla parte OpenStack. Quindi con le dovute cautele riusciamo a farlo senza che questo interferisca con la normale operatività delle macchine assegnate agli utenti finali. Ci avevano chiesto prima, sto rileggendo le domande a cui non abbiamo risposto, che versione di OpenStack usiamo e soprattutto se era possibile far vedere alle macchine virtuali un hard disk locale, e poi adesso ci chiedono il contrario, cioè di far vedere i volumi se possono essere utilizzati anche a macchine esterne alla cloud gara, ad esempio se mi aggancio a volumi di tipo Azure. Allora, la prima domanda, la versione di OpenStack che stiamo usando in questo momento è Mitaka, e per chi è del settore sa che è uscita da poco una nuova versione che si chiama Newton. Stiamo attendendo un attimo a passare alla Newton perché ci sono stati segnalati alcuni problemi sul networking che è cambiato, e quindi, però abbiamo una strategia di migrazione per garantire che, diciamo, la piattaforma continui a evolvere. Noi siamo partiti nei primi esperimenti a suo tempo, 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, con Juno, siamo passati a Kilo, poi Liberty, Mitaka, quindi garantiamo e vogliamo, siamo ovviamente impegnarci a continuare a seguire, diciamo, l'evoluzione della tecnologia OpenStack. Riguardo alla possibilità di collegare dischi remoti, diciamo, in teoria sì, occorre, diciamo, utilizzare degli strumenti, diciamo, di accesso remoto, di dischi remoti. Con iScan Esattamente, probabilmente si iScan, riesce, però non abbiamo mai esatto. testato la zona. Esattamente, l'indicazione, Sarebbe diciamo, anche di. interessante farlo. Esatto, queste sono cose molto sicuramente interessanti fare, quindi se diciamo, l'idea del coinvolgimento è anche questa: se avete delle idee interessanti che possono essere utili anche ad altri, ci fa piacere, diciamo, che segnaliamole, segnalatecele, cerchiamo di farle insieme. Quindi una soluzione per questo tipo di problematiche può essere condivisa anche con gli altri, e noi siamo disponibili, diciamo, ad aiutarvi a esplorare queste soluzioni. Più gente partecipa a questo, e più credo che la rete diventa il servizio, diciamo, la cloud federata può diventare ricca e interessante per tutti. Due domande, insomma, a cui aveva parzialmente già risposto, no? Che tipo di backup effettuate e con quale SLA viene garantito disaster recovery? Dunque, ripeto, noi ci occupiamo di gestire la piattaforma stessa, naturalmente non ci occupiamo, forse a volte, di fare il backup dei dati sulle macchine virtuali. Questo spero che sia una cosa eventualmente da fare extra, diciamo, su richiesta. Noi garantiamo la
la continuità del servizio stesso, diciamo, quindi tutti i dati che servono per mantenerlo in esercizio, quindi tutti i database degli utenti, eccetera, sono costantemente backupati, è tutto in high availability, quindi tutti i server sono triplicati, quindi per garantire che non ci devono essere difficoltà, diciamo, nell'accesso ai servizi. Cosa diceva? Per Beh, cioè in altro lato. generale il backup di un virtual data center è a carico dell'utente, Sì, nel esatto, il senso backup poi dei propri dati è lasciato all'utente, però tutti i volumi sono volevo. appunto poggiati su uno storage Esatto, server che già è già, ricordato, esatto. eccetera, eccetera, quindi in linea teorica, però questo, cioè la procedura Come? di recovery è a carico dell'utente, nel senso noi gli diamo una mano, però non ci possiamo occupare di fare il recovery se l'utente si perde una macchina. Allora, c'è tra l'altro in questo caso in corso una sperimentazione con un gruppo di, mi sembra che è Palermo, che ha chiesto di fare una sperimentazione, proprio di fare un backup. Lo fanno loro naturalmente, noi gli abbiamo messo a disposizione il volume di storage dove farlo, 25 terabyte, se non mi ricordo male, ne ho 30 terabyte, hanno cominciato a fare un esperimento di questo tipo, cioè prendere dei dati di loro, loro interno, dei loro servizi e fare un backup su uno storage fornito attraverso la federazione. Questo è possibile, quindi lo storage finché ce n'è, diciamo, possiamo metterlo a disposizione, creare dei volumi e quindi poi lo usate come volete, ci trasferite, fate copie, fate backup in completa libertà. E come ripeto, nelle mie intenzioni è fare ulteriori investimenti nello storage perché è una di quelle risorse che non basta mai. In generale per l'utente tra virgolette singolo, insomma, dalla dashboard stessa c'è un insomma, non è una procedura complicata, ci sono dei bottoncini per attivare quello che OpenStack chiama Cylinder Backup con un pannellino per gestire appunto il backup in maniera piuttosto autonoma. Diamo gli strumenti, ma non pensiamo noi ad eseguire. Dunque, la domanda è se lo storage si usa Replica 3, sì, e c'è anche l'Erasure Code, tutte e due. Sì, questa era la risposta che c'è lo scritto. Ah, sì, scusa, sì. Una domanda a cui avete probabilmente già risposto affermativamente, è possibile eventualmente spostare in cloud macchine Linux con Oracle? Mi sembra di aver capito di sì, assolutamente. Certo. E, per i vari problemi di licensing con Oracle avete già pensato a soluzioni? Mi sembra di aver capito che le No. licenze non le gestite, Esatto, insomma, noi diciamo rimangono le già. licenze rimangono a carico diciamo, di chi le utilizza, quindi bisogna procurarsi le licenze del software che uno utilizza. Noi sostanzialmente stiamo usando tutto software open source per la piattaforma per non avere questo tipo di limitazioni. Naturalmente lo software open source vuol dire che ci vuole un'attenzione, stare dietro agli sviluppi e mantenerlo e questo è il lavoro che ci siamo presi in carico noi e qui speriamo di avere il vostro aiuto. E in cambio di questo abbiamo totale libertà di fare le installazioni che vogliamo, tutte le copie e le repliche che vogliamo. E questo diciamo, ci garantisce una certa libertà. Come dicevo, OpenStack è una comunità enorme e quindi è un sistema che può essere considerato, diciamo, di una qualità elevata. Ci sono alcune cose che mancano, quindi la grossa difficoltà che abbiamo avuto fino adesso in questi mesi, diciamo, di messa a punto riguardava l'aspetto di federazione. OpenStack non presenta dei meccanismi suoi per gestire la federazione. Quindi, siccome noi, questo era il nostro obiettivo, se dovevamo fare una cloud nostra, saremmo potuti partire 6 mesi fa. Fare una federazione ha richiesto un certo sforzo. E ancora sono dei miglioramenti da fare, però a questo punto siamo appunto pronti per metterlo in esercizio. Quindi, se l'idea vi piace, se volete partecipare, ci fa molto piacere. E ripeto, questa è una cosa nuova perché diciamo, non ci sono in giro per il mondo soluzioni che sappiamo noi di questo tipo. Abbiamo parlato con tanti, con gli stessi operatori, abbiamo parlato con Canonica, abbiamo parlato con altri gruppi di ricerca nel mondo e abbiamo studiato soluzioni insieme con altri, con l'MIT di Boston Harvard e Boston University. Stanno lavorando anche loro una federazione, ma non hanno una soluzione ancora. Quindi, tanto per dire che ci siamo focalizzati su un problema che era per noi fondamentale e non aveva in quel momento nessuna soluzione. Abbiamo adesso qualcosa che possiamo offrire alla comunità
e quindi spero che vogliate apprezzarlo e possiate essere parte, diciamo, di questa esperienza. Non so se abbiamo risposto, pensate, o sono previste soluzioni in ambito HPC? Allora, buona domanda. Ci stiamo in realtà muovendo principalmente su quello che noi chiamiamo la long tail of science, ossia per cercare di ampliare la platea degli utilizzatori di servizi cloud. L'HPC è partito molto prima, siamo sull'utilizzo di risorse condivise o attraverso il grid computing e il cloud, quindi ci sono certi ambiti, certi settori, per esempio la fisica delle alte energie o altre attività, il CNR, sono già avanti in quel settore lì. Poi ci sono enti come Cineca che sono particolarmente specializzati in questo tipo di servizi. Noi cerchiamo di coprire quello che invece è stato finora lasciato scoperto, cioè gli utenti che sono piccoli o semplici utenti che vogliono un'applicazione, non sono specialisti, diciamo, di sistemi di calcolo ad alte prestazioni, vogliono delle cose abbastanza normali che però vorrebbero poter gestirsi con agilità e facilmente senza troppo sforzo. E questo long tail, preso nella nostra ipotesi, copre un numero di utenti 2 o 3 ordini di grandezza superiori a quelli che in questo momento sono interessati o pronti per l'utilizzo di applicazioni di high performance computing. C'è un punto di mezzo che sono, diciamo, l'analisi di big data, no? Su quel settore lì noi forniamo delle possibilità che sono mettendo in esercizio dei cluster Hadoop o Spark, come stiamo già facendo con alcuni gruppi. Lì è una via di mezzo in cui si usano delle macchine più o meno comode, come quelle che abbiamo sostanzialmente noi, però in grandi numeri, in modo tale che possano essere in grado di elaborare rapidamente grandi volumi di dati, senza doversi appunto necessariamente rivolgere ad apparecchiature speciali o con caratteristiche di elaborazione particolari. Ci avevano anche chiesto una domanda più semplice: come si loggano sulle macchine virtuali gli utenti? Ah, sulle macchine virtuali si possono loggare, se sono macchine Linux con SSH, abbiamo visto prima, SSH attraverso la chiave che creano loro stessi sulla macchina, entrano su SSH, e sulle macchine Windows ci entrano con Remote Desktop. Io sono ripartito dalle domande più vecchie, stiamo andando via C'è via. una domanda sulla possibilità di fare backup di CED, insomma, universitari sulla infrastruttura. Sì, la domanda su fare backup, penso in qualche modo, ho detto che stiamo facendo dei servizi. Quindi una copia della mailing era una copia del. Assolutamente, sì, certo. Voi potete prendere, installarli su un certo numero di macchine, dei servizi che sono copie o repliche dei vostri servizi, avere in alta availability. Attraverso rotazione dei DNS, se una macchina può gestire il servizio su certi nodi o su certi altri. Qualcuno ci aveva chiesto se non ho capito male, una virtual machine sarà attivata su una delle regioni disponibili e quindi su un server di uno dei partecipanti. Cosa succede se i server si guasta? Se il server si guasta, allora si trasferisce, perché diciamo, il server, lo storage, quindi le informazioni sulla macchina virtuale che è in esercizio, in realtà le cose persistenti stanno su disco. Il disco, come abbiamo detto, è completamente separato, completamente persistente e triplicato, quindi si riprende da quel disco e si rilancia la macchina da un'altra parte, ripartendo con gli stessi dati che aveva prima. Non so se abbiamo letto tutte le domande o se abbiamo risposto a tutti i quesiti. Vi prego o di riscriverlo oppure di aprire il microfono per riproporle, perché un po' scorso tutta Sì, la chat, ma. stavo leggendo l'ultima domanda. Gli utenti finali sono in grado di installare un'applicazione Moodle, eccetera, connettere ai login federati. Dunque, allora, possiamo lanciare l'applicazione come abbiamo visto fare Moodle, poi diciamo,
L'autenticazione di Moodle è quella che fa Moodle stesso, cioè Moodle ha la sua gestione degli utenti interna, come abbiamo visto prima. Io sono entrato, ho fatto una login nell'esercizio e posso creare utenti. Non so se Moodle è in grado di agganciarsi a un'autenticazione esterna. Sicuramente Joomla lo può fare, Joomla lo so che si può collegare. La stessa cosa ci sta pensando su un server. Quindi mi dicono di sì, che si possa fare anche questo, quindi si possa creare. Magari modificare un Naturalmente file, va insomma. modificato, a questo punto va integrata questa opzione dentro char, in modo che sia automatico, automatizzato anche questo, ma sicuramente si può fare. Quante persone servono per gestire l'appartenenza alla federazione? Quanti si iscrivono Uno. lì? Anche nessuno. Uno, o anche nessuno, se diciamo, viene affidato completamente a noi, diciamo, per noi gestire un nodo o un membro della federazione è esattamente uguale a tutto il resto, perché non c'è nessuna differenza. La federazione è gestita in maniera unitaria, quindi le procedure, diciamo, di gestione e di deployment sono le stesse. Quindi questo è il vantaggio della federazione, è questo, diciamo, che chiunque è in grado, diciamo, di intervenire su qualunque nodo. Naturalmente questo vuol dire che vi fidate di noi, no? Lo dico perché quando parlavamo vi ho parlato prima dell'esperienza dell'MIT, loro invece non si fidano. Loro hanno queste tre università che sono tra le più celebri al mondo, MIT, Harvard e Boston University, non si fidano l'uno dell'altro. Quindi loro nella federazione, la loro federazione sarà meno integrata della nostra, perché in qualche modo non si fidano. Non si fidano dell'altro, ma noi in realtà come GAR siamo dei terzi, non siamo un'università, quindi non siamo in competizione con l'università, facciamo servizio alle università, quindi non abbiamo nessun motivo di fare sgarbi o preferenze con nessuno. E quindi, come è successo fino adesso con la rete, che la forniamo a tutti in maniera equa e abbiamo, credo, ottenuto un certo livello di trust da parte della nostra utenza, così pensiamo che si possa fare in questo ambito. La rete federata è una rete comune, ognuno può, come fanno gli APA per la parte di rete interna alle aziende, diciamo, agli enti, gestirsela loro liberamente, se naturalmente c'è un coordinamento generale, in modo che garantisca il funzionamento dell'intero sistema, come l'intera rete deve funzionare in maniera integrata, così la cloud dovrà funzionare in maniera integrata e bisogna che ci sia una forma di coordinamento tra i vari partecipanti alla federazione. Dunque, per OpenStack, per implementare single sign-on, invece abbiamo il IDP. IDP in the Cloud, che è già in questo momento in esercizio, è un'applicazione offerta dalla divisione reti di GAR, e ne stiamo facendo una versione che possa essere appunto deployata, come avete visto poco fa, direttamente in one click. Sì, io Abbiamo lentamente preso 2 ore, dominavo, abbiamo preso più del tempo previsto, ma sì, io vi volgere al ringrazio. termine, insomma. Allora, ci siamo stati, sono un paio di incertezze, ma poi l'avete visto, ha funzionato tutto, quindi tutto sommato mi scuso, diciamo, di queste incertezze che in realtà sono piccole. Però, diciamo, siamo riusciti a farvi vedere tutto quello che intendevamo far vedere. Abbiamo fatto vedere come funziona la cloud, la nostra, internamente. Abbiamo visto come si collega con quelle esterne. Potete fare questo con AWS e quindi in futuro anche con altri fornitori di servizi. Quindi la cosa importante di questo è che in questo momento voi siete, con questa strada siamo completamente slegati dal fornitore. Cioè, le applicazioni sono le vostre, le nostre, di quelli di qualcun altro. E voi potete decidere di mettere di qua o di là. Se volete un giorno decideste di togliere da una parte e spostare dall'altra, fate esattamente quello che abbiamo fatto adesso, cioè le cancellate da una parte, fate il deployment dall'altra con la stessa identica modalità. Non siete legati a delle applicazioni fatte per AWS, applicazioni fatte per Azure, applicazioni fatte per Google, eccetera. Le applicazioni sono fatte con la nostra piattaforma, con i nostri strumenti, e queste vengono poi caricate dove scegliete voi di caricarle. Ok,
mi chiede se si prevede la figura dell'APM equivalente per Beh, di l'HR. fatto sì, di fatto sì. La domanda è se qualcuno si pensa alla figura equivalente dell'APM. È quello che noi abbiamo chiamato l'amministratore di dominio in questo caso. Nella terminologia di OpenStack le risorse possono essere suddivise in domini, per ogni dominio ci possono essere uno o più amministratori, i quali appunto hanno in carico quella parte della federazione. Quindi quando ciascuno si voglia mettere in piedi una sua regione federata nella federazione, a quella regione corrisponderà un dominio e ci sarà un amministratore di quel dominio che sarà appunto l'equivalente dell'APM del GAR, della rete. Va bene. Allora, io ringrazio tutti quanti per la partecipazione. Come vedete, gli argomenti insomma, sono vasti da affrontare, quindi sulla scia diciamo, di questo primo seminario, magari del vostro interesse, possiamo valutare di fare anche sessioni di approfondimento. Vi ringrazio della partecipazione, vi ricordo in ogni caso per chi si fosse messo in collegamento soltanto successivamente all'inizio, volesse rivedere alcuni passaggi, fossero necessarie alcune informazioni, noi a valle adesso di questo seminario, tempi tecnici e tempo permettendo, insomma già nel pomeriggio dovremmo pubblicare la registrazione integrale del seminario e le slide presentate sul sito della Fondazione Cluj dove troverete. Quindi vi ringrazio della partecipazione, ringrazio Grazie Gardner mille. Magari della... approfitterei per segnalare di Sì? nuovo il workshop. Ah, Sì, scusate, sì, magari mi ero questo pomeriggio. dimenticato. Di questi argomenti ne parleremo al prossimo workshop del GAR che si svolge a Roma dal 4 al 7 di aprile. Quindi non dimenticate, partecipate anche lì. Vi ringrazio tantissimo di questa partecipazione. Io spero che sia l'inizio, diciamo, di una collaborazione. Se lavoriamo insieme, come spero, riusciremo a non farci sfuggire le cloud, vorremmo trattenerle presso di noi, non lasciarcele volare via. E quindi io vi invito appunto a stare in contatto con noi in tutte queste modalità, quindi attraverso il workshop, attraverso le comunicazioni, attraverso il forum, attraverso la mail. C'è una mailing list per richieste di supporto che è cloudsupport@gar.it. Tutto questo lo trovate sulle informazioni sul sito. C'è una knowledge base che stiamo pian piano popolando, che si arricchisce delle informazioni man mano che risolviamo, troviamo soluzioni ai problemi. Anche questa è tutta quanta gestita in modo aperto. Tutti i dati sono su un GitLab, e quindi se volete anche voi aggiungere materiale, siete liberi di farlo, vi potete scaricare tutto quello che abbiamo sviluppato, dai codici, dagli script di gestione, all'intero sito web su GitLab, compresa tutta la parte che riguarda la documentazione, le FAQ, eccetera. Quindi fate come se fosse casa vostra. Grazie. Va bene, allora arrivederci a tutti, al prossimo seminario. Arrivederci.